Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella e mi trovo qui con Alberto. Ciao Alberto! Ciao! Oggi faremo la lettura angelica che va dal 20 di giugno al 27 giugno 2021. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte del portale, ok, di Dennis Lynn. Abbiamo le carte dell'abbondanza, gli angeli dell'abbondanza di Doreen Virtue stampate da My Life, e abbiamo le carte, l'oracolo delle fate, che sono stupende, e poi abbiamo il mazzo delle carte di Louis Hay, da cui prenderemo un messaggio finale per la parte finale della lettura. Prima di iniziare volevo ricordarvi che abbiamo rimandato la data della diretta, ok? E praticamente faremo la diretta giovedì prossimo alle 4:30, quindi giovedì 24 giugno alle 4:30 del pomeriggio saremo in diretta per rispondere alle vostre domande. Vi chiedo di scrivere un messaggio su WhatsApp con la vostra domanda. Naturalmente durante la diretta vi verrà chiesto il nome, il cognome, e potrete porre anche la domanda in diretta davanti alle altre persone affinché sia una cosa molto trasparente e limpida. Scrivetemi su WhatsApp e poi andrò a scegliere alcune di voi, va bene? Potrebbero essere 5-10 persone, dipende dalle tempistiche. Non faremo più di 50 minuti, un'ora di diretta. Se non riusciremo a rispondere questa volta, risponderemo la prossima volta. Quindi aspetto i vostri messaggi su WhatsApp. Il numero su cui scrivere il messaggio è 340 950 0840. Bene. Iniziamo con la lettura angelica. Prima di iniziare facciamo una breve preghiera di connessione con l'Arcangelo Michele. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore ci seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, e con amore vi chiedo di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica per me e per tutte le persone che con tanto amore ci stanno seguendo durante questa lettura angelica. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie, grazie, grazie. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, andiamo un attimo a mescolare le prime tre carte. Allora, stiamo entrando nel potere, stai entrando nel tuo pieno potere. Bellissima questa carta. Finalmente, devi credere nella tua intuizione. Benedizioni alle porte. Bene. Vediamo un po' le carte dell'abbondanza. Organizzati per avere successo. Benissimo. Secondo lavoro part-time. E poi andiamo nello specifico, perché molti di voi vorrebbero magari avviare una propria attività e magari gli angeli, non magari, gli angeli vi stanno consigliando di iniziare piano piano, per gradi. Parole di abbondanza per manifestare il successo, assolutamente. Poi andiamo a vedere un po' nello specifico. Ora vediamo le carte delle fate. Tempo prezioso.
Vediamo un po' cosa ci vogliono dire. Prendere tempo per noi stessi. E qua si parla di come together, Albè, andare insieme, no? Creare un team, giusto? Sì, anche una canzone dei Beatles, tra l'altro, famosissima. Come together? Vabbè. Rifatta da mille. Bene, bene. È uscita questa. Ispirazione. Ok, vediamo un po'. Sono nuove, cioè queste non erano mai uscite le carte, quindi finalmente messaggi nuovi. Vediamo un po' le carte di Louis Hay. Dentro e fuori di me c'è infinita saggezza. Poi andrò a leggere il messaggio che c'è dietro alla fine della lettura. Allora, in frettissima facciamo le foto ad Alberto. Bene, le ricevute, Albè? Guardo fra un secondo perché mi sono spostato un attimo perché c'è troppa aria. Va bene, allora iniziamo la lettura. Comunque sono arrivate. Allora, entrare nel potere, ok? Cioè stai entrando nel potere, quindi è un'azione che sta, cioè un qualcosa che sta già avvenendo dentro di te, stai recuperando la tua energia vitale, la stai integrando in te stesso, in te stessa, e diciamo ti senti molto più forte, più coraggiosa, più coraggioso nell'agire nella direzione dei tuoi sogni. C'erano dei blocchi, la verità, dicono gli angeli. Molte persone si sentivano bloccate per un discorso anche energetico che riguarda un po' tutta la collettività. Era un blocco, diciamo, collettivo della coscienza collettiva, ma adesso le cose si stanno di nuovo muovendo. Chi ha lavorato su di sé, chi ha pregato, chi ha fatto un lavoro su se stesso o su se stessa per cercare di sciogliere i blocchi, le paure, le credenze. Ecco, adesso è venuto il momento di agire. Stai agendo nella direzione dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi e stai recuperando il tuo potere perché è vero, quando noi siamo paralizzati, non riusciamo ad agire, ci sembra che la vita vada male, che tutto sta crollando e invece quando iniziamo veramente a muoverci nella direzione degli obiettivi, ci rendiamo conto che ci sentiamo più potenti, ci sentiamo più forti, più coraggiosi, ci sentiamo più in allineamento con la nostra anima. Ci sentiamo anche più realizzati e questo è un momento molto importante per te, per la tua anima. Devi assolutamente credere nella tua intuizione. L'Arcangelo Michele dice che la tua intuizione è la tua guida divina. La tua intuizione dice di non avere paura, di non ascoltare il giudizio delle altre persone. Alle volte non è nemmeno il giudizio esterno, è quello che tu pensi che gli altri pensano. Sono tutte paure, sono tutti blocchi, sono tutte cose che ti stavano impedendo a qualche livello di fare quello che vuoi veramente, di agire nella direzione dei sogni. Molti di voi hanno superato questo step e stanno entrando nel proprio potere perché hanno seguito la propria intuizione. Continua a seguirla, la tua intuizione è esatta, la tua intuizione tu la percepisci attraverso non i pensieri, ma attraverso il tuo sentire nel corpo, attraverso il tuo sentire più profondo, quella sensazione di che ti magari all'inizio può essere una vocina molto delicata, può essere una spinta leggera, leggera.
prendi la palla al balzo, ascolta quella voce, perché la voce è quella del tuo cuore che sta parlando e ti sta guidando nella direzione giusta. E la diciamo questa settimana c'è un invito veramente all'azione nella direzione dei propri sogni. Non procrastinate, non mandate, non proiettate sul futuro i vostri progetti, perché sennò rischiate veramente di perdere energia, di perdere potere, va bene? Non abbiate paura di fallire, dice l'Arcangelo Michele, perché il fallimento potrebbe essere semplicemente un errore, ma dagli errori si impara, basta cambiare strategia per poi ripetere una nuova azione sempre nella direzione giusta. E poi chi dice che devi fallire? Se tu ascolti la tua intuizione ti sta proprio guidando in una certa direzione. Se ascolti l'intuizione, non puoi fallire. Se ascolti l'intuizione, arrivi nella direzione giusta. È un momento di grandi benedizioni nella tua vita. Tutto andrà bene. Quindi la carta del prossimo futuro è positiva. Non ci sono blocchi, non ci sono interferenze. La strada è libera, l'energia è libera. Quindi agisci, quindi vai. Vai, sfida la tua paura. Vedrai che quando tu farai questo, molte di quelle paure che si agganciano a una paura più grande verranno rilasciate e tu entrerai nel tuo pieno potere. È anche vero, dicono gli angeli, che per manifestare abbondanza va bene la manifestazione, va bene il lavoro spirituale, vanno bene le affermazioni, va bene la riprogrammazione. È fondamentale energeticamente essere preparati per manifestare abbondanza, ma ci vuole, come abbiamo detto, azione e anche organizzazione, ci vuole un piano di lavoro. Questo è un messaggio veramente bellissimo. Ne parlavo proprio oggi con Alberto: piano d'azione. Non lasciarti intimidire dalla parola organizzare, è solo un modo semplice per fare chiarezza nei tuoi obiettivi. Organizzare i pensieri, i documenti, lo spazio in cui vivi e lavori, la situazione economica ti aiuterà a conoscere. Pianificare i passi successivi, ma voglio dire, se io voglio andare da un punto A a un punto B, io so che la meta è B, quindi ho un obiettivo, voglio andare da A a B. Per arrivare da A a B c'è una serie di azioni che io devo intraprendere. Se io ho le idee confuse, porterà risultati confusi. Se io pianifico giorno dopo giorno, quindi un piano d'azione giornaliero, mensile, semestrale, annuale, io praticamente poi so che posso arrivare alla meta, quindi devo anche avere chiare le idee, cosa devo fare oggi, cosa farò domani appena mi alzo. Questo riguarda soprattutto coloro che hanno un'attività magari indipendente, che siete un po' confusi, o coloro che magari hanno già un lavoro ma vorrebbero iniziare, hanno un sogno, hanno il sogno di diventare un life coach, hanno il sogno di diventare un insegnante spirituale, hanno il sogno di fare le letture angeliche per aiutare il prossimo, però non sapete come fare per farvi conoscere, non sapete come fare per agire in questa direzione. Ecco, step by step, organizzatevi, scrivete sotto gli obiettivi, scrivete cosa volete fare, quali sono i passi per raggiungere, trovate la strategia più giusta che vi possa aiutare in questa direzione. Ci riuscirete. Le carte parlano veramente in maniera chiara. Riuscirete a fare questo? Magari dovete, non vi stanno consigliando di lasciare il lavoro vecchio per il nuovo di botto, vi stanno consigliando di fare una transizione, va bene? Qualunque sia il lavoro che voi volete cambiare, poi non riguarda solo il lavoro, riguarda anche i progetti che voi avete legati allo scopo divino della vostra anima. Quindi voi potete prendere il vostro lavoro part-time per poi dedicare più tempo alle attività che vi stanno chiamando, all'attività che riguarda lo scopo divino della vostra anima, va bene? Poi è molto importante, dicono gli angeli dell'abbondanza, dice l'Arcangelo Michele, per manifestare ricchezza, denaro, prosperità, abbondanza. Ricordiamoci, la ricchezza è una ricchezza a 360 gradi, riguarda il denaro, riguarda le amicizie, riguarda le relazioni di vario tipo, riguarda tutti gli aspetti della vostra vita, va bene? Quindi cerchiamo di avere anche associazioni positive alla parola ricchezza e abbondanza.
abbondanza, perché molte persone sono convinte che per essere spirituali bisogna essere poveri. Questa è veramente una convinzione da demolire. Spiritualità e abbondanza possono andare di comunione di intenti. Sta a noi, sono le nostre credenze, sono i programmi che noi abbiamo installati che fanno di noi la realtà che viviamo ogni giorno. Ok? Quindi parole di abbondanza. Grazie perché merito di ricevere l'abbondanza. Grazie perché merito di fare il lavoro che amo, grazie perché sono circondata da persone meravigliose, grazie perché ho amici veri, puri e sinceri, grazie perché io attraggo tutto ciò che desidero in maniera facile e semplice, grazie perché il denaro arriva a me facilmente. Insomma, potete iniziare a scrivere anche le vostre affermazioni positive al presente e recitarle ogni giorno associando anche un'emozione positiva, e questo è il segreto della legge dell'attrazione, perché se noi continuiamo a fare affermazioni ma non associamo a quello che diciamo un'emozione positiva, è un pochino più difficile manifestare, ci vuole molta più energia vitale, va bene? Quindi dobbiamo cercare veramente di associare all'abbondanza un'emozione positiva o più emozioni positive. Quindi usciamo per piacere dalla negatività se vogliamo realizzare i nostri sogni. Io conosco persone che vogliono creare una realtà migliore, però hanno credenze negative legate al denaro, alla ricchezza, legate agli amici, legate a questo, legate a quello, nonostante magari nella vita hanno avuto delle esperienze negative nelle amicizie, quindi sono convinti che gli amici sono tutti così. Oppure un uomo o una donna che hanno esperienziato delle relazioni negative col proprio con i propri partner precedenti, sono convinti che gli uomini e le donne sono tutti uguali. Non è così, ragazzi, sono solo credenze depotenzianti. Quindi associamo emozioni positive ai pensieri e a quello che noi vogliamo creare nella nostra realtà, va bene? Ok, allora è venuto il momento di prendere un po' di tempo per te stessa o per te stessa, per dedicarti ai tuoi progetti, ma anche alle tue passioni, ai tuoi hobby, andare a trascorrere del tempo nella natura, scrivere il libro che tanto desideri scrivere, dedicare tempo ai tuoi sogni, dedicare tempo alla musica, a cantare, a danzare, a esprimere la tua anima. È proprio una chiamata dell'anima questa, ok? Diciamo che se voi farete questo, grande ispirazione sta arrivando a voi proprio attraverso l'intuizione di cui parlavamo prima, ispirazione a scrivere, ispirazione a fare quelle cose che stai rimandando da tempo. Trova il tempo per te stesso, per godere della vita, per sentire la pace nel cuore. Vi faccio un esempio: io stamane sono andata molto presto al mare per respirare aria pura, c'era poca gente, le onde, il mare era veramente piatto, era bellissimo, ma il profumo dell'acqua, del mare, delle alghe, l'energia del mare, questo porta energia creativa dentro di me. Poi magari una persona preferisce andare a fare una passeggiata in montagna, in un bosco, sedervi in mezzo agli alberi, alla natura. Diciamo, la natura è il mezzo più potente per aiutarci a sentirci radicati alla terra, a sentirci connessi con la nostra anima. Fate ciò che vi dà gioia, e questo porta grande ispirazione, intuizione per agire nella direzione dei vostri sogni, perché alla fine è quello che tutti noi stiamo cercando in questa vita. Alla fine noi vogliamo tutti essere felici. È inutile, molti di voi magari hanno già raggiunto degli obiettivi importanti nella propria vita, ma si sentono spenti nel cuore, non sentono la gioia nel cuore, non sentono l'appagamento e la felicità. Ecco, trascorrere del tempo nella natura, fare quello che ci piace, non sappiamo cosa ci piace, esperienziamo cose nuove. Dobbiamo trovare contatto con la nostra essenza, perché sentendo la gioia nel cuore noi possiamo fare questo, ok? Diciamo, molti di voi, questa carta ha un significato molteplice. Diciamo, come together potrebbe significare che tu e quella persona amata tornerete insieme, ok?
che tu e quella persona matta riuscirete a creare il progetto che tanto state aspettando, o potrebbe significare anche che alcune persone stanno entrando nella vostra vita per aiutarvi nei vostri progetti creativi e lavorativi, nuove amicizie. Quindi è proprio un discorso di team, è proprio un discorso di comunione di intenti. Stanno arrivando le persone che tanto stai cercando, che tanto stai chiamando. Questa è risposta dell'Arcangelo Michele alle vostre preghiere, e così è. Bene, Alberto, tocca a te. Bene, allora, beh, insomma, interessante, perché sono apparse diverse cose abbastanza diverse rispetto alle altre letture. Poi io cercherò anche di andare un po' veloce, dico la verità, perché mi sto veramente sciogliendo. C'è al caldo. Veramente terrificante. Sì. Comunque, vabbè, allora, beh, la prima carta del potere, insomma, la dice lunga, io è una cosa che percepisco già da adesso, francamente. Quindi è settimana, ma è proprio a partire da ora, come dice anche la carta. Quindi, sì. Insomma, lo sappiamo, no? Il potere personale, o meglio il potere spirituale, perché personale è una parola che in un certo senso può sembrare troppo individualista, ha a che fare sicuramente col plesso solare principalmente, no? Quindi certo. Proprio con la sicurezza in se stessi, la chiarezza, la sensazione di far palle nello stomaco, chi è con la persona giusta, o quando si ha un'idea che ci fa stare bene, no? E anche ha a che fare con il DNA, no? I filamenti del DNA purificati dal DNA trash, no? Dalla parte spazzatura, no? Essere in pieno potere significa essere nel 100% delle facoltà mentali, no? Perché se non siamo al 100%, vuol dire che non siamo completamente in noi, no? Vuol dire che c'è qualcosa che non fa parte di noi, o che comunque non siamo nel pieno del potenziale, ed è un peccato, perché noi possiamo dare tanto a noi stessi e agli altri, no? Quindi conviene lavorare su di noi, no? Il plesso solare è il centro delle emozioni, ma anche della razionalità, anche della mente. Quindi intelligenza emotiva, l'intelligenza non è solamente vado bene a scuola, ho tutti i buoni voti, è anche rapportarsi con le persone, è anche il cuore e l'empatia, no? È un po' tutto l'intelligenza, certo. Però va esercitata, non eserciti solamente facendo la settimana di mistica, con tutto rispetto, con esercizi solamente intellettuali, l'eserciti stando in mezzo alle persone, confrontandoti, eccetera, no? Finché uno è da solo, sopravvissuti tendenzialmente, no? A stare da soli. Quando si è in mezzo alle persone si capiscono i propri limiti e si capisce, no, come rapportarsi, quali sono le persone giuste per noi, eccetera. Dopodiché, fidati della tua intuizione, la mia vita è guidata veramente, e c'è questa immagine, no, della chiave, della serratura e del corso d'acqua. Spesso, no, salta fuori l'acqua, no? L'acqua, il flusso, lo stare nel presente, l'acqua, no, che ci libera dalle impurità, l'acqua della cascata, l'acqua della doccia. Certo. Ed è una serratura, ovviamente la serratura è un qualcosa di piccolo, no? Mi viene in mente sempre la famosa espressione della Bibbia, della cruna del lago, no? Che praticamente la via che conduce a Dio è una via stretta, non è una via larga, no, dove magari vanno la maggior parte delle persone, una cosa facile, no? Sto con tutti, scelgo la comodità. No, non è così. Se tu vuoi scoprire te stesso, vuoi fare grandi cose, vuoi cambiare il mondo, ti devi focalizzare, devi andare dove molti non hanno il coraggio di andare, cioè dentro se stessi, mica in capo al mondo, no? Nel proprio cuore. Quindi fidati della tua intuizione, tu sei guidato, ma fidati della tua, certo, di quella degli altri, perché non è che non bisogna ascoltare le persone, ma solo noi sappiamo cos'è giusto per noi. Certo. No? Quindi l'intuito è perché è dentro, se no si chiamerebbe in un altro modo, no? In, no out. Dopodiché, giustamente, la carta successiva parla anche di piacere, perché altrimenti sembra che sia solamente un lavoro e uno dice che scatole, ma quando è che c'è il divertimento, il gioco? E qui c'è una bella vasca, no? Con delle bollicine, con un po' di sali, di cose da mettere nell'acqua. E la didascalia dice: io abbraccio completamente la beatitudine, bliss, no? L'estasi della mia vita. E quindi giustamente è anche un po' coccolarsi, no? Mi faccio un bel bagno, non caldo perché c'è già caldo, magari freddo. Io sto facendo facce fredde in questo periodo, dico la verità, perché il caldo è un po' insopportabile. Quindi la doccia fredda, ma neanche fredda, fresca, non è che dico di farla ghiacciata, è tiepida, perché comunque ti ripristina un po' l'equilibrio, no?
ma comunque coccolandosi, no? Proprio sentendo l'acqua, no? Che parte dal settimo chakra, che va giù, e usando magari qualche bagnoschiuma, qualche sale, qualche olio particolare, magari no, a seconda di quello che ti piace, chiaramente uno magari può preferire delle cose orientali, un altro può preferire cose più strane, però impariamo a goderci le piccole cose, anche una doccia, non è che bisogna stare sotto la doccia un'ora, anche perché io sono, diciamo, per un'economia sostenibile, quindi sappiamo come siamo messi, non stiamo sotto la doccia un'ora, facciamo qualche minuto, però facciamolo divertendoci, cioè senza avere il fuoco sotto, diciamo, no? Cioè impariamo a goderci questi momenti. Dopodiché, organizzati per avere successo. Beh, chiaramente, come dicevi anche tu, insomma, l'organizzazione è fondamentale, perché nella strada verso il successo non si può pensare solamente di improvvisare, lo dico per primo a me stesso, perché io sono sempre stato uno molto, no, stile teatro, ma improvviso, ma vediamo oggi, vediamo sì, ma poi mi sveglia la mattina, o addirittura la sera prima di dormire, tu dovresti già sapere tendenzialmente un cosa devi fare. Sì. Cioè, non dico l'agenda piena, però, ma guarda, devo chiamare quel cliente lì, devo fare quella commissione lì, faccio 5 affermazioni positive, faccio la preghiera. Pianificazione. Cioè, l'organizzazione mentale è fondamentale, perché se uno non è organizzato, e questo ha a che fare anche con l'ordine in casa, piuttosto che, sono tutte cose che comunque ti aiutano, no, a... Sì, sì. Come dire, ad avere un tuo metodo quotidiano, poi ovvio che... sta la creatività, ma per carità di Dio sta la genialità, però cerchiamo di uscire dal famoso detto genio e regolatezza, no, uno può essere genio e anche ordinato, non è che tutti i geni sono fuori di testa, uno può essere anche ordinato, voglio dire, direi. Quindi insomma questa cosa è fondamentale, no? Come dice bene anche la carta, fare chiarezza, organizzare i pensieri come prima cosa, no? Quindi solo i pensieri essenziali, organizzare i documenti, siamo pieni di carte, facciamo una cartellina, prendiamoci un faldone, un archivio, una bella busta, io sono il primo un po' così a partire dalla macchina, sono un po' disordinato, però mi rendo conto che quando faccio un po' di regolini poi sto meglio, perché comunque c'è meno casino, anch'io mi sento un po' meglio, un po' più lucido, insomma è una cosa che consiglio veramente spassionatamente. Dopodiché, questa è una carta molto interessante, questa che parla di part-time, perché giustamente all'inizio può essere diciamo consigliabile partire magari senza fare tutte le ore, perché si rischia di stufarsi, si rischia magari di essere sopraffatti, allora magari tanto parti con qualche ora, magari fai una cosa, fanne due, fanne tre, pian pianino, così capisci un attimino, no, chi sei, che tipo di cliente la vuoi avere, ti organizzi gli orari, quando vuoi avere il tempo libero, perché giustamente c'è bisogno anche di tempo libero per se stessi, per fare una preghiera, per andare in piscina, per andare al mare, per fare quello che ti pare, no? Quindi tu parti pian pianino, è come chi inizia a fare network marketing, no? Il famoso passaggio ti stufi del classico lavoro dipendente e dici, porca miseria, io voglio gestirmi il tempo, gestirmi la mia vita, decidere quanto guadagnare, con chi stare, non voglio timbrare il cartellino. Tendenzialmente non fai subito 20 ore di network, perché diventeresti scemo, ti tocca chiamare 700 persone, parti pianino, ascolti i consigli di chi ce l'ha fatta prima di te, però intanto fai delle cose quotidiane, no? Ti apri un blog, fai delle cose anche su internet, questo pian pianino, magari nel frattempo hai già un lavoro, un'entrata, e pian pianino poi sostituisci, molli il vecchio e ti butti totalmente nel nuovo, no? Però con calma. Dopodiché parole di abbondanza, anche questa è una cosa sacrosanta, parole di abbondanza, io direi anche parole di potere, tornando alla prima carta, cioè stiamo veramente molto attenti alle parole che usiamo e anche alle parole che scriviamo, perché insomma le parole sono un'arma, no? È come la spada di Michele, è un'arma in senso positivo, non dobbiamo ammazzare nessuno, però le parole cambiano il mondo, parole gentili, non violente, dette nel modo giusto, alla persona giusta, nel momento giusto, che abbondanza, perché l'abbondanza è l'unica realtà. Guardavo ieri, no? Hai visto anche tu il seminario, quello di Bob Proctor, no? Sull'abbondanza sì. finanziaria. Sì. C'erano un po' di aforismi di coach americani e uno mi ha colpito in particolare perché diceva l'unica verità è l'abbondanza. Io non accetto nulla che non sia abbondanza per me e per tutti. Se io ce la faccio, ce la possono fare anche gli altri. Io ti voglio dare una mano perché io sto bene, mi sono arricchito. Hai voglia, così dopo poi aiuterai anche altri. Esatto. Cioè, questo è un ciclo alimentare, questo.
capito? C'è anche in un film che c'è un bambino che appena spiega il network marketing, gli fa vedere la duplicazione, che dice: se io parlo con Pino, che ieri sono andato in pizzeria e mi sono trovato bene, Pino parla con Maria, Maria parla con Luigi, si crea un circolo virtuoso, diventiamo tutti amici, ci arricchiamo. Sembra una cavolata, però è una cosa elementare, tanti non la fanno perché non ci credono, ma se non lo fai, se non provi, non saprai mai. Invece cerchiamo di portare abbondanza quando parliamo, certo, quando scriviamo, quando pensiamo. No, in questo momento cosa sto facendo? Sono al parco, sto guardando la TV, sto guardando, sto pensando qualcosa che mi espande o che mi costringe, che mi fa star male, perché è importante questa cosa, è molto importante, veramente le cose, certo, che ci concentriamo, è fondamentale. Dopodiché andiamo avanti perché il tempo stringe. Allora, tempo prezioso, siamo le fate, la fata del tempo. La fata del tempo vuole che tu esperienzi ogni momento in pieno, e che trai il meglio, no, dal tuo tempo prezioso. Be mindful, sì, vabbè, mindful è un termine un po' difficile da tradurre, però ha sempre a che fare con la concentrazione, no? E evita di sprecare il tuo tempo e anche quello degli altri, perché l'attenzione è la cosa, è lo strumento più grande che abbiamo. Io adesso sto attento a una cosa, io ti do la mia attenzione, viene una persona a casa mia e mi ascolta. Cioè, quello è il tempo che poi non torna, quindi sono cose preziosissime, ragazzi. Cioè, decido di stare con persone e di fare cose potenzianti o sto a catteggio. Cioè, non significa che bisogna essere sempre seriosi, per carità di Dio, però cerco di fare cose, anche qui, abbondanti, piuttosto che star lì un po' per un po' far cose. No, non ha senso. E tra l'altro è molto bella anche l'immagine, no? Questa sorta di, sì, biblioteca, una civetta, no, che è un animale molto interessante perché rappresenta la chiaroveggenza, il femminile, vedere nell'oscurità dove gli altri non vedono, io vedo, capisco le cose, le vedo prima, e c'è l'orologio, il tempo, l'importanza del tempo, non di stare nel presente, a prescindere dall'ora che è adesso, perché io consiglio sempre di comprare un orologio dove ci sono le lancette al posto dell'orario, c'è ora, dappertutto, ora, che ore sono? Adesso, non mi interessa che ora è, adesso, io adesso faccio delle cose, ecco. Questo è fondamentale. Dopo Come Together, che ripeto, mi ricorda un po' la canzone di Beatles, molto bella. Allora, le fate amano essere impegnate e dimostrano che molte mani rendono il lavoro leggero. E il lavoro in team, sostanzialmente fa in modo che il lavoro si faccia prima, no? Questo è abbastanza elementare anche questo. Però va ribadito più o meno all'infinito, no? Come si diceva anche nel famoso film Into the Wild, la felicità è reale solo se condivisa. Se tu sei contento e stai da solo, ma vuoi mettere quanto puoi rendere contenti anche gli altri, se si fa lavoro di squadra, no? Cioè, sì, ma ho trovato una cosa che è bellissima, ne parliamo, la condividiamo. Non si sente più, Albert? Partner, con la famiglia, però è fondamentale, no? Perché è vero che chi fa da sé fa per tre, ma è vero anche che se fai le cose da solo puoi andare veloce, quello che ti pare, ma se vai in gruppo puoi andare molto lontano, magari non vai per forza alla velocità della luce, ma vai lontano. Cioè, se spingiamo una barca in 10, è normale che andiamo più veloci che se io fossi da solo, voglio dire, è normale. Certo che bisogna essere in grado di mettersi in discussione, essere leader di se stessi e trovare altre persone come noi. Certo. Non banali, bisogna lavorarci su, è evidente. Poi, per concludere, prima della carta di Q&A c'è ispirazione, altra cosa fondamentale. Quindi preparati, e presto riceverai una visita dalla fata dell'ispirazione, a prescindere dall'orario, frega se sia l'alba, il crepuscolo, quello che ti pare, lei può chiamare in qualsiasi momento, fatti trovare pronto, no? L'ispirazione può arrivare in qualsiasi momento come l'asso di bastoni, no? Cioè, proprio l'idea, la gioia, non ti chiama, cioè nel senso non è che c'è un orario prefissato, la mattina, prima di dormire, può arrivare in qualsiasi momento, tu fatti provare pronto, perché quando arriva sarà molto bello, voglio dire, cerca di essere ricettivo naturalmente, di non avere blocchi, di non porti, di non precluderti esperienze, cerca comunque di essere aperto a prescindere, perché potrebbe capitare qualcosa che magari tendenzialmente non ti aspetti, però
sappi che sarà molto bello, insomma, e potrà cambiarti la vita sicuramente, la tua e quella degli altri. Certo. Poi, tanto dimmi te, poi magari se hai voglia la giriamo anche dall'altra parte. Allora, sono tutt'uno con il potere che mi ha creato, questo potere ama tutte le sue creature, compreso me, e torno un'altra volta al tema del potere, no? Quindi, sono un tutt'uno, qui terzo chakra plesso solare collegato al chakra della corona, fondamentale essere collegati sia al sotto, alla terra, ma anche al cielo. Quindi mi sento uno col tutto, questo potere ama tutti e anche me. Cioè, vedete che compreso me è scritto con un carattere diverso rispetto agli altri. E non è una cavolata, perché tante volte mettiamo prima gli altri di noi. E questo è un casino perché si rischia di andare nel meccanismo di difesa del tipo, ah, io non merito, metto davanti agli altri e davanti agli altri a me e io quando vengo però. Cioè, io rischio di magari rendere felice un sacco di persone, magari anche per il bisogno di approvazione, ma io non sarò mai contento se faccio felice gli altri e non faccio prima felice a me stesso. Vabbè. Cioè, questo è un concetto veramente importante perché per trovare il proprio posto nel mondo, prima di tutto bisogna essere molto onesti con me stesso, a me cosa piace? Perché magari gli altri mi dicono, ah, sei bravo a parlare, sei bravo a... Ma a me veramente cosa piace? Cioè, io non mi sono mai fatto vedere veramente per quello che sono. Questo è fondamentale, perché piuttosto è meglio avere poche persone, ma giuste, piuttosto che avere intorno Ah, quello è 100 sicuro. persone, che tu ti sei creato, ma che fondamentalmente l'hai fatto per paura magari dell'abbandono, della solitudine, e magari non te ne frega neanche più tanto di fare quelle cose lì, no? È un Certo, concetto fondamentale questo. certo. Grazie Alberto, grazie mille. Bene, noi abbiamo concluso la nostra meravigliosa lettura angelica. Volevo ricordarvi che mi occupo di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte degli angeli oppure come connessione diretta per rispondere alle tue domande attraverso la connessione con l'Arcangelo Michele per ricevere guida e assistenza, ok? Mi occupo anche di facilitare la guarigione nelle altre persone con le nuove frequenze di luce per portare armonia e portare riequilibrio a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale, in tutti i livelli conosciuti e sconosciuti. Questo porta a benessere, porta a riallineamento con la tua anima e per aiutarti anche a ristabilire una connessione col tuo cuore, con la pace interiore. Ok? Mi occupo anche di logos healing. Logos healing è un lavoro di coaching che tu puoi fare a stretto contatto con me per aiutarti a sciogliere tutti i blocchi, le paure, eliminare tutti i sistemi di credenze obsoleti che ti stanno impedendo di raggiungere i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, di stare bene con te stesso, con te stessa, di superare insomma le tue paure, i tuoi limiti. Supera i tuoi limiti con logos healing. È veramente una tecnica molto molto potente. Un lavoro straordinario con Logos Healing, anche quello della riprogrammazione per aiutarti ad allineare pensieri, parole, emozioni nella frequenza dell'amore, della gioia, dell'abbondanza per aiutarti anche a manifestare i tuoi progetti, va bene, personali e dell'anima insieme, sempre nel rispetto dell'amore, perché il lavoro con l'Arcangelo Michele è sempre in allineamento all'amore, quindi non ti devi preoccupare perché andrai a manifestare i tuoi sogni, obiettivi personali che sono quelli dell'anima, va bene? Quindi potere personale, come diceva prima Alberto, e spirituale insieme, allineati, un tutt'uno in comunione di intenti, va bene? Per maggiori informazioni contattatemi assolutamente. Volevo anche ricordarvi che tra un mesetto, il 17 e il 18 luglio, il weekend del 17 e del 18 luglio, abbiamo il webinar per imparare a connetterti con gli angeli e con l'Arcangelo Michele attraverso gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele che io ho ricevuto in tutti questi anni per aiutarmi ad avere una vera e propria connessione con la mia anima, e quindi con la tua anima, con la tua voce interiore, con massima protezione, con radicamento alla terra, con presenza. È un lavoro straordinario. Io vi consiglio, se sentite la chiamata, nel vostro cuore,
di partecipare a questo webinar, lo faremo al PC o al cellulare, puoi utilizzare PC, cellulare, tablet, ma è in presenza perché ci siamo, ci sono io, ci siete voi e sarà anche un interscambio di messaggi, lavorerete con altre persone, le altre persone lavoreranno con voi, è un lavoro molto molto potente anche dal computer, ve lo posso garantire, potete ascoltare su YouTube le testimonianze di coloro che hanno già partecipato ai webinar, va bene? Io vi aspetto, per qualsiasi informazione contattatemi, io vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima, un bacione a tutti, ciao ciao, ciao Alberto! Ciao ciao ciao!